Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da Tito su Arte per te. Tito, ciao, baby. Sei stato da mamma e papà? Sì, sono stato con mamma e papà. Dai, e con la gente di Colorium. La gente di Colorium? Sì, 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 sì. Bene, quindi hai visto anche i nonni? Oh no, i nonni no. Come non li ho potuti vedere. Perché? Beh, loro stanno lontano, vivono in montagna. E quando andrai a trovarli? Beh, presto, ora vado a fare una settimana bianca. Parti per la settimana bianca? Sì, sì. Mi porti con te? No. Tito, sei proprio antipatico, sai? Ma tu sai sciare con gli sci o col sacchetto della spazzatura? Io non so sciare, né con gli sci né col sacchetto della spazzatura. Io sono siciliana, è difficile. No, vabbè, ci sono molti siciliani che sanno sciare, ma io sono più marittima, diciamo così. Ok, allora... Me ne insegni tu, guarda, ti metto a mo' di snowboard sotto i miei piedi e sciamo, che ne pensi? No! Sei proprio cattivello. Lo so. Bene, ma a Colorium ci conoscono? Sì, sì, a Colorium arrivano le puntate di Arte per te. Addirittura? Sì, sì, sì. Disegnano tutti a Colorium? Sì, sì, tutti quanti. Che bello. È l'attività principale. Certo, che cosa vuoi fare se no? Ah, Tito! Che cos'era? Oh no, i piccioni. Non sono i piccioni, Tito. Aspetta, fammi sedere. È una carta meteora. Ah, ecco. Oramai arrivano nei modi più impensati. Vediamo chi ce la manda. Ci difetta. Allora, Tito. Oh, Tito! Chi è, Ombri? Chi è? Sono i nonni. Nonnini. Carissimo Tito e carissimo Ombretta. Leggi. Siamo nonno Lapis e nonna Mina. Si chiamano così sì, quei nonni? Sì, si chiamano nonno Lapis e nonna Mina. Che nomi carini. Allora... Carissimo Tito, diceva il carissimo Ombretta, siamo nonno Lapis e nonna Mina. Abbiamo un enorme problema. Come tu ben sai, piccolo Tito, ti aspettiamo per la settimana bianca. È vero. Le armate gommate stanno cancellando tutte le montagne oh, di Colorium. No, queste armate gommate. Abbiamo paura che per la data del tuo arrivo non ci sarà proprio più nessuna montagna, nessuna casa dei nonni. E forse cancelleranno anche noi, i tuoi poveri nonni, caro no, Tito. Cancellano i nonni, Tito! Non se ne parla proprio. Dobbiamo impedirlo. Dobbiamo ombre. Impedirlo, bambini. Dobbiamo imparare a disegnare tantissime montagne. Sì, tante montagne. Per andare a creare tantissime montagne a Colorium e sconfiggere le armate gommate. Non ci riusciranno, Tito, a cancellare tutte le montagne. Evviva, grazie Ombri. Cancelleranno solamente quella dove ti devi andare a fare la settimana bianca. No Ombri, e come? No Tito, non ne faremo cancellare nessuna, vedrai. Ci aiutate bimbi, vero? Sì, aiuto. E bimbi. Allora spostiamoci sul tavolo da disegno e andiamo a fare le nostre montagne. Andiamo. Allora, oggi bimbi siamo qui per imparare a fare le... Montagne! Le montagne, dove Tito è andato in vacanza. Sì, sì, sono tornato, scusate l'assenza. Evviva, Tito, te la sei presa troppo lunga sta vacanza. Lo so. Allora, com'erano queste montagne, Tito? Descrivicele. Allora, erano quelle più bassine, un po' rotonde in cima, e quelle più alte... con la punta più appuntite. Mamma mia, che erano belle. Vediamo se riusciamo a farle. Allora bimbi, una montagna è di forma triangolare, come il triangolo. Allora guardiamo com'è un triangolo. Un triangolo è così. Oh, Enzo, non spingere. Così, visto bimbi? Facciamo finta che questa sia una montagna e poi facciamo finta che dietro ci sia un'altra montagna con un altro triangolo e poi davanti un'altra montagna con un altro triangolo e poi dietro un'altra montagna con un altro triangolo. Abbiamo fatto tanti triangoli, ma questi triangoli, Tito, possono diventare tante montagne. Vuoi vedere come? Sì, certo! Anche tu vuoi vedere? Sto zitto però, Allora, iniziamo. Come prima montagna, una montagna facile facile. La montagna morbidosa. Vai, Ombri. Guardate, bimbi, se vogliamo fare delle montagne morbidose, possiamo tranquillamente partire dal nostro disegno del prato. Uno, due, così come vi ho insegnato tanto tempo fa.
Cliccando qui, mamma e papà vi faranno arrivare al video dove ve l'ho insegnato. Poi potremo mettere qualche montagnetta più morbida che sale così. Uno. Due. Bravo Enzo, due. E tre, un po' che escono dal disegno. E la neve invece qui scende anche morbidosa. Wow! Sembrano quasi delle palline di gelato alla rovescia. Dovete fare tante curve, sali e scendi. Sali e scendi, proprio così. Wow! Qua poi ci mettiamo un bel sole che splende. E il gioco è fatto. Sei le nostre montagne sono proprio morbide morbide. Sai che sciate qua sopra. Wow. Un altro modo, bimbi, di fare le montagne invece sono le montagne un poco più spigolose, sì. Quelle un poco più irsute, con la pietra dura dura. Cosa vuol dire irsute? Con la pietra dura dura. Ah, ecco. E anche appuntita appuntita. Sì, quella che fa male. Quella che se cadi col culetto sopra sopra il cucuzzo della montagna ti fai un male pazzesco. No. E allora, in questo caso è un triangolo, proprio triangolosissimo. E allora, cominciamo, facciamo il nostro triangolo triangolosissimo, proprio così. Visto, bimbi? E poi facciamo tanti triangolini, tutti che scendono. Tutti attorno. Un po' come vi vengono, un po' tutti mossi come volete voi. La neve qui è anch'essa tutta triangolosissima. Ma sei bravissima! Insomma, Tito, a me... Sono le montagne quelle della paura! Sono le montagne della paura. Qui ci vive il comandante Cancellino con le sue armate gommate, sapete? Vero! Sì, sì, lui si rifugia in queste montagne cattivissime. Dovete fare tanti zig-zag qua, invece. Tanti zig-zag spigolosissimi. Zig-zag, 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 zig. Visto? Qui invece ci sono tante nuvole sopra le montagne, perché non sono mica carine e delicate come queste. Quindi a seconda di quello che volete dire, se volete fare dei disegni arrabbiati le fate così, se volete fare dei disegni felici invece le fate così, se volete disegnare dei paesaggi con dei cattivi potete disegnarli con queste montagne, se invece volete disegnare Peppa Pig ad esempio potrete metterla su uno sfondo come questo, è più adatto. Oppure vediamo che altre montagne ci sono. Facciamo un bel paesaggio? Sì, fai un bel paesaggio. Come vi ho insegnato, vicino vicino c'è sempre un bel prato. Lo facciamo un bel prato, Tito? Certo. E allora guardate come l'abbiamo fatto un bel prato. Un po' così e un po' così. Olè. E poi qualche altra collinetta, vero Tito? Sì, le collinette sono delle... Sono delle montagne più piccole, no? Sì, le collinette sono delle montagne più piccole. Guarda, mettiamone un'altra così e poi cominciamo a fare qualche collinetta in lontananza. Tipo così, che sale. Ma come sei brava, si vede che sei montanara. O così, che sale. Bimbi, quando fate le collinette, cosa dovete fare? Dovete, dopo aver fatto il prato, come abbiamo imparato nell'altro video, ve lo ricordate il video del prato? Adesso dobbiamo cominciare a fare, guardate, prendiamo un punto qualsiasi del foglio e salite un po', poco, però in maniera più meno liscia del prato, un pochettino più mossa, visto che fa questo scalino qua la collinetta, e così fa anche questo scalino qua. Voi salite tranquillamente un po' a scalini e poi fate in modo che queste collinette che sono lontane vengano unite da una collinetta un po' più alta che fa sempre tanti scalini, così, poppete, e tutto l'orizzonte è completo in questa maniera. Adesso concentriamoci sulle montagne che si vedono da lontano, qui. Ma è nel paese di Heidi? Non lo so, non la conosco Heidi, chi è? Allora, adesso cominciamo a fare triangoli, prima quello più vicino. Allora, questa è la punta del triangolo. La punta del triangolo si chiama vertice. E allora, scendiamo dalla punta del triangolo un po' movimentati così. E poi scendiamo anche dall'altra parte in maniera un po' mossa. Adesso facciamo cominciare qualche altra montagna sempre più vicina. Un altro triangolo morbido. Un altro triangolo morbido. E un altro triangolo bello morbido qua. Poi un altro triangolo, la montagnona dietro che sovrasta tutto. E ne mettiamo un'altra che passi proprio così. Ombre, è un bellissimo paesaggio montanaro. È un bellissimo paesaggio montanaro. E poi facciamo l'altra montagnona grossa proprio qua dietro, così, e scendiamo. Sì, a Colorium servono queste montagne. Queste montagne bellissime.
Le montagne in verità non sono così piatte, hanno dei lati, sono un po' grosse da una parte e un po' meno grosse dall'altra. E allora dentro, partendo sempre dalla punta, facciamo delle pieghette, guardate. Una pieghetta così e una pieghetta così. E questi sono un po' i versanti della montagna. C'è il lato davanti e i lati laterali. Diciamo così. I lati laterali! I lati laterali, Tito! Oh, mi è uscita così, Tito, perdonami. E poi anche così, o così. E tutte queste pieghette servono proprio per fare vedere che la montagna è divisa in tanti piccoli pezzettini. Non dovete essere precisi, bimbi! No, no, dovete essere anche un po' tremolanti, così, guardate, puti, poppete. Visto? Partite sempre dal bordo e a un certo punto andate dall'altra parte del lato. Sarebbe la roccia questa, sì, le montagne sì. Con la roccia. Sì, sì, guardate, sì. Partite da una parte e poi tu, dall'altra parte. E andate avanti così fino a fare tante lineette all'interno della montagna. Questo è un bellissimo paesaggio, ma è un bellissimo paesaggio un po' difficile, vero Tito? Sì, sì, ombre. Anche perché tutto questo poi un domani noi lo coloreremo insieme. Ora invece concentriamoci a fare soltanto le montagne. Facciamone diversi tipi. Tanti tipi di montagne diverse. Siete pronti? Anche queste montagne, bimbi, possono essere innevate. E allora, se vogliamo innevarle, qui la neve scenderà più morbida. Non sarà né spigolosa come quella là delle montagne spigolose, né morbidosissima come quella là delle montagne morbidosissime. Una via di mezzo, insomma. Esatto, una via di mezzo. Visto, bimbi? E allora potete fare tutte le punte così, un po' innevate. Olè! Ora, per colorare questi disegni è molto semplice. Possiamo colorarli tutti e tre molto velocemente. Allora, la neve la lasciamo bianca o in alcuni casi, quando è proprio vista da lontano lontano, può risultare agli occhi azzurra. Un po' azzurrina, sì. Un po' azzurrina, guarda. E allora io vi consiglio di fare con un azzurro piano piano piano, o così. Che bello! Piano piano piano, come se accarezzaste il foglio. State attenti a non uscire dai bordi, bimbi. Non si esce dai bordi. Non si esce mai dai bordi. Oppure, col metodo che vi ho insegnato io per colorare sfumando, possiamo colorare di azzurro, grattugiando un po' di mina del colore azzurra e col ditino la sfumiamo tutta dentro, così. E viene di un bel azzurro, non troppo forte e neanche troppo chiaro, ok? Oppure possiamo lasciarla bianca. La montagna possiamo farla o marrone, dipende. Se è inverno la facciamo marrone, in questo caso non è tanto inverno, è un po' primavera, vero? Perché abbiamo fatto il prato, abbiamo fatto le punte soltanto innevate, non tutta la montagna innevata. E allora con la tecnica dello sfumato vi consiglio di colorarle tutte di verde. Ok, proprio così. Ora Tito vuole fare la merenda, quindi questo disegno invece lo completate voi, vero bambini? Certo, bimbi! Perché no, voi dovete salvare Colorium, invece Tito deve fare la... merenda! Bene, allora bimbi, ricordiamoci sempre che per fare la montagna si parte da un... triangolo! Da un triangolo. In questo triangolo possiamo mettere o i lati così, tutti quanti ruvidi, e fare la neve solo in mezzo... E allora già è una montagna cattiva. Benissimo. O da un triangolo, poi partiamo da un triangolo e ammorbidiamo tutto così. E allora viene una montagna un po' più morbida. E voilà. Oppure partire da un triangolo. Sempre si parte dal triangolo. Sempre, la montagna a forma di triangolo. E poi invece fare una bella curva tutto sopra. E queste sono le montagne morbidose. Le montagne morbidose! Sulle montagne morbidose la neve è... morbidosa! E allora, tante curve. Sulle montagne spigolose la neve è spigolosa e allora tanti zigzag. E sulle montagne un po' morbidose, però ancora triangolose, la neve è anche questa morbidosa, ma anche un po' triangolosa.
Vero Tito? Sì! Bene bimbi, noi ci rivediamo al prossimo video. Esercitatevi a fare tante montagne, fate postare i vostri disegni sulla pagina Facebook di Arte per Te e Tito e io li metteremo nella nostra galleria di Tito, vero? Grazie, grazie anche da parte dei miei nonni! Sì, il salvataggio di Colorium prosegue e sarà tutto merito vostro. Pronti per la missione? Grazie bimbi, ci vediamo di là! Yeah, andiamo di là! Avete visto, bimbi, quante montagne? Grazie, bimbi! Tutti a punta, come la testa di Tito! Grazie, hai la testa da montagna, Tito! Avete salvato i miei nonnini, bimbi! Sì, state salvando i nonnini di Tito, disegnando tante montagne. Scegliete ognuno la montagna che più vi piace. E allora, noi aspettiamo tutte le nostre montagne sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Arte per Te. Vi mettiamo il link dove, Tito? Nell'info box info! Nell'info box info, qua sotto, nel box informazioni! Forza, bimbi, mandateci tanti disegni! Mandateci tanti disegni e andranno tutti nell'album Il Salvataggio di Colorium. Noi ci rivediamo per la prossima missione e vi raccomando, tenete sempre temperate le matite e mandate tanti disegni. Ciao, ciao, alla bimbi, prossima. Grazie.